Questo è il momento della musica, il momento delle emozioni dal vivo, il momento dei veri artisti. Dietro la carta patinata e oltre le apparenze. Tutto questo è Belisha Live. Oggi vi parleremo di uno degli artisti più originali nel panorama musicale dialettale italiano. Stiamo parlando di Charlie Cinelli, cantante, bassista e chitarrista bresciano. È nato a Sarezzo, in Valtrompia, nella provincia di Brescia, nel 1958. Dopo la scuola dell'obbligo, si iscrive alla scuola d'arte con successivo diploma di maestro. La musica rimane però la vicenda principale della storia di Charlie. Inizia a suonare nella banda cittadina, dove imbraccia con passione un bel sax baritono. Successivamente frequenta il conservatorio, dove si innamora del contrabbasso grazie agli insegnamenti del maestro Ricciuti. Ma nasce in Charlie anche la passione per la chitarra, il rock più o meno progressive. Gli studi proseguono anche oggi e in varie direzioni, perché per l'eclettico Charlie Cinelli non esistono limiti alla ricerca e all'interpretazione. Tante sono le esperienze che contraddistinguono questo noto cantautore bresciano. Dall'81 all'82 è corista, sassofonista e chitarrista del gruppo di Iva Zanicchi. Nell'85 si trasferisce a Londra e inizia a suonare con orchestre titolate come Shalako, Tim Abbott, Ben Hennessy, Martin Taylor e Geoff Brown. Cinelli collaborò anche con artisti come Zucchero, Cocciante, Renato Zero, Mina, Mario Lavezzi, Baccini, Paolo Vallesi e Loredana Bertè. Nascono i Charlie and the Cats, insieme ad Alan Farrington e Cesare Valbusa. Con Charlie and the Cats esplode il fenomeno tipico di Cinelli, il mix Brescia Rock. Così inizia una miriade di concerti, insieme a numerosi CD che consacrano Charlie Cinelli come affermato compositore ed autore dallo stile personalissimo. L'indole goliardica del nostro Charlie è sempre abbondante e lo spirito divertente, a tratti irrispettoso, lo porta a riscrivere i testi di alcune hit mondiali, raccogliendole in compilation. Il 1998 è l'anno in cui Charlie si dedica con particolare attenzione allo studio e alla ricerca del mondo folk, legato alle tradizioni, al territorio, al dialetto e alla cultura. Da qui pubblica un album importante, Toro Lolo, carico e denso di tradizione popolare. Nel 2001 arriva Nome e Cognome, che contiene 19 canzoni tra inedite Tera, Nome e Cognome, El Bes Galilì e tradizionali come Sito Sito e El Malghesetto. Nel 2003 esce En Casa, En Cesa, Al Bar, 10 brani inediti, espressivi e legati alla propria gente e alla propria terra, brani diventati fondamentali nel repertorio di Charlie, come La Mesente, Semiramide o Viva la Sposa. Nel 2007 il viaggio nel mondo folcloristico continua con l'album Siforal, dove la costante ricerca porta Charlie a musicare poesie e racconti di autori bresciani vissuti dal 1400 ad oggi, facenti parte della tradizione locale dell'Italia di una volta, che nel corso del tempo si sono tramandati storie e aneddoti, facendoli pervenire fino ai nostri giorni. Dalle poesie di Leonardo Urbinati si sviluppa il nuovo lavoro di Charlie Cinelli, che decide di riproporre in chiave musicale i versi di uno dei più grandi poeti della tradizione bresciana. Il punto di vista dei suoi scritti appartiene a personaggi umili, facenti parte della tradizione locale dell'Italia di una volta, che nel corso del tempo si sono tramandati storie e aneddoti, facendoli pervenire fino ai nostri giorni. Charlie Cinelli canta Merlin Magù è il titolo dell'album. Cinelli vuole dare riconoscibilità e importanza alla sua terra d'origine e alla lingua bresciana, affinché non sia dimenticata ma tramandata nel tempo. E ora, dopo aver rispolverato la carriera del cantautore bresciano, passo la parola a Giulia.
Ciao Susa, siamo alla festa della biga di Castrezzato e stiamo aspettando che Charlie Cinelli salga su questo palco. Nel frattempo venite con me. 15 minuti insieme a Charlie, sono io. Io davvero, Credo in mia. Ciao Charlie, grazie di essere con noi. Ciao, come stai? Io bene, tu come stai? Molto bene, grazie. Quando è come nata la tua passione per la musica? Quando ho cominciato a capire che l'officina non faceva per me. Cioè all'età? Di 12 anni. Quanto è stato importante per te collaborare come artisti del calibro di Zucchero, Cocciante, Renato Zero e Mina? Molto importante, mi ha fatto capire che volevo fare tutt'altro. Ma è una cosa negativa? No, positiva, tutte le esperienze sono positive. Ho provato a desiderare di tornare a casa e fare le mie canzoni. Com'è lavorare accanto a Charlie Cinelli? Lavorare accanto a Charlie Cinelli è sempre un piacere perché ci divertiamo follemente, facciamo quello che ci sentiamo di fare, per cui è spontaneo quello che esce e stiamo divinamente bene assieme proprio. Cosa ti piace di più a livello musicale di Charlie Cinelli? A livello musicale di Charlie Cinelli mi piace più il fatto che si esprime in dialetto, che è una cosa che purtroppo stiamo perdendo. C'è un concerto che ricordi con maggior piacere? Ad essere sincero, i concerti secondo me sono tutti belli perché sono uno diverso dall'altro. Come nascono i Charlie and the Cats? Per caso. Quindi? Per via delle ragazze. Ovvio. Perché aveva capito che le ragazze guardano di più quelli che suonano e cantano. Quanto è importante scrivere in questo momento canzoni in dialetto bresciano o in dialetto in generale? Io ho cominciato a cantare in dialetto perché ho visto che faceva successo Van de Sfros, perché ho visto che faceva successo i Luf e ho visto che faceva successo Pier Giorgio Cinelli, e ho detto allora canto anche in dialetto. Ma si riesce ad avere un pubblico differente rispetto a quando si parla in italiano? Sì, sì, sì. Quale canzone ti piace di più? Da fa la mala mula ma. Me ne canti un pezzettino? Da fa la mala mula ma. Ada calacala, calamaca calacala, ada calacala. Strave. Cosa ti piace di più di Charlie Cinelli? Beh, a parte ovviamente la sua presenza fisica, direi il fatto che... Sono stufo di essere considerato per il mio fisico, voglio essere considerato per la mia intelligenza. No, la musica mi piace perché coinvolge il pubblico e il fatto che canta in dialetto comunque fuori da un po' dagli schemi che siamo abituati a sentire, no? Cosa ti piace di più della musica di Cinelli? Il misto tra dialetto, tra italiano, inglese, tutto. Quando è stata la prima volta che hai sentito Charlie Cinelli? È stato 2-3 anni fa, quando mio papà l'ascoltava andare a lavorare a Milano e aveva 2-3 cassette di lui e da lì è cominciato a piacermi. Ti senti probabilmente il più importante personaggio musicale bresciano. Cosa ne pensi? No, per me il più importante bresciano è Fausto Leali. Nei tuoi concerti, quanto è importante l'intrattenimento del pubblico? Fondamentale. Quindi non so se ne vanno tutti per intrattenere lì. Quindi non solo musica ma anche spettacolo. Anche spettacolo, divertimento, intrattenimento a 90 gradi. 190 gradi. Ma 360 gradi. È la musicalità, ha veramente una musicalità bellissima e lui poi ha una voce divina, quindi è veramente bella. Drammatizza con il dialetto che non guasta mai. Il titolo della tua canzone preferita di Charlie? La canzone preferita è il Papagalì, sicuramente. Da dove trai ispirazione per scrivere le tue canzoni? Allora mi siedo davanti alla finestra dall'interno della casa naturalmente, guardando verso il tramonto. Guardo fuori dalla finestra e guardo il tramonto. Per cui sono al lago di Iseo. Bravissima! Se dovessimo tornare indietro e ti dicessi tu non fai il musicista, cosa faresti nella vita? Penso che avrei fatto il marinaio. Ma con tatuaggio annesso? Ah, tatuaggi. Il marinaio mi piace la vita di mare a me. Infatti lo dico anche in una canzone, una vita al mare. Grande. Vado in montagna al fresco sotto le fronde, sacchi a pelo intorno al fuoco, tra gli amici c'è Susanna. Da quanti anni lo segui? 3 anni. E che opinione hai di lui? Da forte fisso. La spontaneità è uno dei vostri punti forti e altri punti forti che voi dimostrate sul palco quali potrebbero essere? Ma non so, potrebbe essere il fatto che oltre che essere spontanei la gente capisca che ci divertiamo, ecco. Quando è stata la prima volta che hai conosciuto Charlie e in che occasione?
Io Charlie l'ho conosciuto tramite i CD tanti anni fa, però personalmente l'ho conosciuto diciamo un anno fa all'incirca, e da lì abbiamo cominciato a lavorare assieme, ci siamo trovati bene e stiamo lavorando bene assieme. Parliamo di un uomo a caso, Charlie Cinelli. Da quanti anni lo segui? Beh, sono circa un paio d'anni. Come l'hai conosciuto? Attraverso una festa in un paese qua vicino, era Lia che suonava. Cosa ti piace di più dei suoi concerti? Il fatto che comunque riesce a coinvolgere il pubblico creando una bella atmosfera. Dimmi la canzone che preferisci di Cinelli. Boh, se dovessi decidere così su due piedi, Una vita al mare, visto che siamo in estate così. Da quanti anni lo segui? Da 7-8 anni. Che cosa ti piace di più di Charlie e della musica di Charlie? Che è un tipo fuori e che sa cantare. Qual è stato il concerto più bello di Charlie che hai seguito fino adesso? Quello a... anche a Lonato è stato bello. Lonato sì. Ecco, quanto è importante il dialetto ad oggi ancora nella canzone italiana? Ma io ritengo che sia, diciamo, una lingua da conservare, da mantenere, perché di fatto sono un po' le radici nostre. Appuntamento con la musica è mercoledì prossimo alle 20:45. Non mancate!